Ola ragazzini, Ola. Siccome ieri non mi ha potuto fare. Non mi guastare la linea. No, abbassati però. Alzati da basso. Siccome ieri non mi ha potuto fare i capelli. Segui la linea, Sì. Me ne sta facendo lei. La volta me l'ha fatta il barbiere. Poi stavolta vediamo che cosa combina. Tranquillo. Tranquillo, ha detto. L'ultima volta che sono tranquillo. Tu Gio, non ti ho mai fatto un taglio che faceva schifo. Però usa il pettine, così ti vai a... Quando... Ah, beh, lei è professionista su tutto. Bravo. Ah. Che giornata oggi, ragazzi. Perché? A me la febbre è scesa grazie a quella cosa lì. E alle mie coccole. Sì, coccole proprio. Sì, sì. Che schifo, ragazzi. Perché che schifo lì? Una persona moribonda nel letto. E a dopo, ragazzi, perché è un po' noioso vedere me. Poi faremo vedere il taglio finale e giudicherete sì. Voi. Allora, guardatemi. A dopo. Tada! Taglio fatto. Non si vede molto, ma che te li tagli. Vabbè, mi ha fatto davanti laterali. Ma che te li lavi si vedono di più, forse. Eh? Ma che te li lavi si vedono di più. No, però, mi ha fatto i laterali, vedi? Io cose mi piacciono, cose a me piacciono. Mi lasciano così, perché lo pelo è sempre lo pelo. Ma me lo devo lavare. Perché ieri vi ho detto che sono stato moribondo ieri. Moribondo. Io gliel'ho detto? Sì, gliel'hai detto. Ah, l'avete pure visto? Ero moribondo, ragazzi. Un ragazzo che aveva bisogno di cure. È lei che mi dà la supposta. Quelle sono belle cure, sennò. E quella è una cura, una delle tante cure. Appena ti giri, appena volti le spalle, tac! Ti infilano una supposta. No, te la sei infilata tu. Vabbè, ma me l'hai fatta infilare tu. Certo. Con le minacce. Se tu avresti evitato... A dopo. La febbre. Eh? Se tu ti eresti evitata la febbre, avresti evitato anche la supposta. Ho preso queste caramelle buonissime. Che si chiamano Pippo. Come vedi la casa, le Pip caramella confettata. Questa praticamente viene da vabbè, da Perfetti. No, non lo dice. Ah, eccolo. Minchia, piccolissimo. Cosa riuscite a leggere voi? Direi proprio. Qua dice stabilimento TE. Ma non so se leggo bene. Vabbè, in Italia comunque. TE Teramo. Da Teramo vengo. Vabbè. Sono buone le Pip. 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 Oh. Ah, dopo. Ragazzini, sto prendendo, sto facendo una specie di piccolo aperitivo. Guardate, abbiamo dato la cosa a Lilli. Beh, Lilli, la metto io, da. Aspetta. Andiamo, Giopi, andiamo. Andiamo, vieni, vieni. Brava. Bravissima. Brava, Giopi. Ma che brava. Brava. Andiamo, dai. Vai. Poi te la togliamo. No. Come corre, va? Sto facendo una specie di aperitivo da solo perché Lucia non vuole nulla. E c'ho il rosso, il bitter rosso, dei formaggini da cui la provenienza è eurospiniana. È ignota. Però vengono dall'Eurospin. È ignota. Però vengono dall'Eurospin. Senti, hai preso? No. Sì, babbo, io sono ancora malaticcio per scendere il cane, ragazzi, fa freddo fuori. Sta piovendo fuori? Qualche goccia, minchia, ancora. E niente, guardate, c'ho le patatine. Aspetta. Vai, ci vai. Ci
alla fine ovviamente è rospignane. Che? Vai, mo, corri. Abbiamo visto il nostro amico Nicola oggi con la divisa da chef. Senza chef. Ah, Nicola, un domani ti grideranno: sei chef! Sì. Ah. Pure Danielino ti dirà: sei chef! E tu farai. Vengo io. Aspetta, come fa Gordon Ramsay? Che fa? Quest'Halibut non è cotto. Oppure, come si chiama quelle cose? Quelle cose che fanno lui. 5 minuti il pesce, la con la tonda. Tonno. Quello che sta nella conchiglia. Ah, ripeti di prima. Le capesante. Queste le chiami capesante. 30 secondi. Vabbè. No, 5 minuti gli occhi niente. Vabbè, non contraddire lo chef Nicola. No, io contraddico te che ti verso. No. Sì, chef. E niente. Però domani, Nico, almeno un pranzo nel tuo ristorante ce lo farai assaggiare. Ci inviterai. Ok? Ciao. Se abbiamo un amico chef, perché pagare? Ragazzini, siamo qui. Aspetta che... Ah no, scusami. Siamo qui a cenare. Ceniamo in questa... In questo, nel salone stasera, nel salone. Sì, perché la televisione della cucina dà un po' di... A volte sparisce l'audio. Di problemi. Mi stai registrando, sì. Eccomi, in tutta la mia bellezza. Madonna, guarda che bella di capelli. Modestamente me l'ha fatto lei. È lui che diceva: oh, tutto lo so come le devo rovinare. Invece no. Guardate qui, guardate le nostre pizzette. Tada. Buone. Lì li vede, mamma. Lì li ha già mangiato. Oi, oi, beh. Buona. Impazzisce, guarda. Ok, dai, a dopo. Ciao. Era buona, dai. Ciao, buon appetito. No, là sto guardando. Ciao. È fusa, è fusa. E che se mi hai sparato il flash? Dai, ciao. Amici, amici. Siamo già a Ninna e sono le 11:05. Ma più che a Ninna ci vogliamo vedere la TV. Lo so, e non è dell'ultima generazione questa TV, però ringraziamo come ce l'abbiamo. Stiamo vedendo tale quale. E il signor Otto fa vedere il moribondo che sta misurando la febbre. Vedete questa protuberanza? Eccola, si vede così. E il termometro. Guardate come sta. Cioè, ma può stare così? Perché? Perché date fastidio a un poveraccio? Poveraccio! No, via con le telecamere, via! Parla ai nostri amici, parla! Niente, amici, ve lo dico io. Abbiamo cenato, si è bevuto la birra. La birra non era fredda. Era calda. Era di come si dice? Di temperatura ambiente. Di veranda. Diciamo a temperatura ambiente, però in veranda è tendenzialmente no, un po' calda, più fresca. Lui quando beve la birra più calda che fredda. Ho appena abbiamo finito di mangiare. A chiunque credo che sia così, perché l'alcol proprio sì. Si sprigiona. No, si sprigiona. Comunque, appena finito di mangiare, appena abbiamo finito di mangiare, fa con gli occhi così: amo, andiamo a letto. Sì, allora tu ce l'hai sempre così gli occhi. Io no, vedi che tu hai detto così. E vuoi finire con il telefonino? Comunque, ragazzi, era calda la birra. Alla prima sorsa, che poi dopo il morso alla pizzetta. Il bello che lui lo sa, non è che se la prepara prima e se la raffresca, no? Dopo il morso alla pizzetta, ho fatto una bella sorsata. E già dalla prima sorsata agli occhi. Perché o la fai bella, piena, così. Quando ho fatto... Che cos'è il cucù? Non lo so, il cucù, l'uccellino, gli uccellini sono... E niente, siamo messi male. Mi è venuta la papagna, poi c'è anche un po' di febbre. Oh. E ho dovuto comunque fare tutto io, perché anche da malato io faccio queste cose. Ma che cosa hai fatto tutto tu? Che cosa hai fatto? Di? Mi sono messo in pigiama. Ah, io te lo devo mettere? Ma va, va. Sono moribondo. Che già ti ho fatto i capelli, te li ho pure asciugati, sono venuta una ragazzi, meraviglia. Ragazzi, siamo arrivati a 54 persone, 54 iscritti.
Grazie ragazzi, un bacione a tutti. Era da qualche grazie, giorno, grazie. Ah, allora ragazzi, c'è una band tarantina che si chiama Motiva o Motiva. Non c'è accento, come si dice? Vabbè, Motiva, dai. Cliccate qui. E non ti devi muovere. No, rimanere ferma. Sì, ma siccome c'è la manino piccolina, sì. Allora, cliccate qui sulla mia mano e andate a vedere sul link la loro canzone, si chiama Ossigeno. Praticamente poi vi dovete iscrivere su questo sito per votarli, ragazzi, votarli. Ok, vi registrate tramite Facebook. Sono un gruppo veramente pazzesco, pazzesco, pazzesco. Che dire, che dirvi? Ciao ragazzi, da un ragazzo. Quando vuole lui è moribondo. Va bene amici, ci vediamo domani. Buonanotte a tutti. Ciao. Ciao.